Grande novità della trasmissione Uomini e Donne. Maria De Filippi rilascia un'intervista al Corriere della Sera e annuncia di voler trasformare presto e completamente il format più amato dai giovanissimi di Uomini e Donne. Addio forse a tutti gli aspiranti tronisti d'Italia? Al contempo, infatti, la storica conduttrice dice di tenere molto al trono over, che ha una netta supremazia sull'altro. A suo dire va come una spada. Insomma, sembra che i tronisti non ci siano più, che ci siano delle logiche commerciali alle quali in questo momento di crisi non si può rinunciare. Grande novità della trasmissione Uomini e Donne. Maria De Filippi rilascia un'intervista al Corriere della Sera e annuncia di voler trasformare per la prossima edizione, presto e completamente, il format più amato dai giovanissimi di Uomini e Donne. Addio forse a tutti gli aspiranti tronisti. Al contempo, infatti, la storica conduttrice dice di tenere molto al trono over, che ha una netta supremazia sull'altro, dice va come una spada. Insomma, sembra che i tronisti non ci siano più, che ci siano anche delle logiche commerciali alle quali in questo momento di crisi non si può rinunciare. Molte critiche sono state fatte per questa novità, ma Maria dice anche Amici ha avuto una nuova edizione quest'anno dove si è dato molto più spazio ai ragazzi e non alla giuria, ad esempio, che era divenuta un'altrita carne, una trasmissione modificata che ha avuto lo stesso ottimi risultati. Quindi iniziamo ad abituarci all'idea che le ultime coppie uscite da Uomini e Donne, parliamo dei famosi oramai Eugenio e Francesca, oppure Andrea e Claudia, forse sono state proprio le ultime. Che cosa ne pensate? Perché tanta importanza agli over? Ma una volta non si diceva largo ai giovani? Dai Maria, ripensaci.